Quello che da sempre mi ha colpito di Anna Mersa, sin dai tempi delle lettere dall'Aquila, è che il suo lavoro ha molto a che fare con il prendersi cura. Quello che ha fatto Anna Mersa dopo il terremoto, raccogliendo gli scritti online e le lettere dall'Aquila, appunto, è stato raccontare la città alla città stessa. Ha raccontato il trauma agli stessi che l'hanno vissuto. Ha detto loro, in un certo senso, adesso mettetevi comodi, io vi racconto la vostra storia, vi restituisco quello che mi avete raccontato di voi. Che non è un fatto così ovvio. Di solito si racconta perché altri conoscano, soprattutto se si racconta una tragedia, se si racconta un'ingiustizia. E sappiamo quanto in questi anni è stato necessario far conoscere. Si racconta a chi non sa, di solito, non a chi la storia la conosce già. Invece Anna Mersa ha raccolto questi testi dalla rete, scritti nelle tendopoli, dagli alberghi sulla costa, eccetera, e li ha restituiti alla comunità che li ha creati. Sta cosa nasce nelle piazze. Perché dopo che le piazze ce le hanno chiuse, ce ne siamo inventate altre. Nasce nelle case inagibili, nelle tende, nei camper, nelle camere d'albergo sul mare. Nasce per le strade buie, in mezzo a palazzi ciechi e muti, che hanno assistito pietosi alla nostra rabbia, alla nostra paura, alla nostra voglia di non morire. Il primo effetto di una simile rinarrazione lo voglio chiamare una posizione di accoglienza. Come quando un amico ti racconta una storia, anche i terapeuti fanno qualcosa del genere, e tu dici, aspetta, vediamo se ho capito. Così gliela ripeti, magari con parole un po' diverse, magari attraverso altre metafore. È un gesto di ascolto. Se hai ascoltato veramente, sai riraccontare con parole tue. Il secondo effetto è la legittimazione di un punto di vista, è affermare che quella storia ha senso, che quella storia è accaduta veramente. Una parte del dolore di una comunità terremotata che ha vissuto un'esperienza che non può raccontare. Il racconto dei momenti di quella notte è qualcosa di indicibile, di non raccontabile e quindi di non condivisibile. Questo alimenta il senso di solitudine e di isolamento. Però se qualcuno riesce a riraccontarti quella storia, se qualcuno riesce a raccontartene una versione in cui ti riconosci, in un certo senso ti senti meno solo perché quella esperienza non ti separa più dal resto del mondo, ma anzi ti connette con molte altre persone. Un altro effetto di questa rinarrazione è la esternalizzazione di un'angoscia. Come se narrata e rinarrata questa angoscia potesse diventare un oggetto fuori da te, magari proprio lì su un palcoscenico, e quando è fuori da te puoi controllarla, la puoi guardare dall'esterno, la puoi guardarla nelle sue diverse facce, la puoi manipolare persino, puoi sperimentare di avere potere su di lei almeno quanto lei ne ha su di te. Proprio guardandola e riguardandola lì fuori su quel palco ne scopri aspetti che ti aveva tenuto nascosti in un certo senso. Per fermarmi, io da ramuto me da cie. Chi un faio stronzo e chi un dotto. Se solo sapesse come se smorza gli farria vedere. Vengo solo trovato, cazzo, hanno messo io un botto. Allora, a un certo punto la domanda non è stata perché Anna Mersa e uno psicologo dovrebbero collaborare in un progetto di costruzione di storie. La domanda che ci siamo posti è stata piuttosto perché no. E così Officina Futura è stata, tra le altre cose, un laboratorio di cooperazione fra modi diversi, sebbene non troppo lontani tra loro, di costruire la realtà. Siamo partiti dal presupposto che dopo aver raccontato il passato e il presente dell'Aquila è arrivato il momento di cominciare a costruire narrazioni sul futuro. Perché è un problema di solito guardare il futuro quando il peso delle macerie rende difficile alzarsi appena appena in volo dal presente. Per questo abbiamo pensato che fosse necessario provarci. E per questo abbiamo provato a mettere insieme un gruppo di teatranti e uno psicologo nella loro comune vocazione di costruttori di mondi. Se l'intento era quello di aiutare un gruppo di persone a confrontarsi con prospettive insolite, allora dovevamo cominciare da noi. Così in Officina Futuro il gruppo è stato il contenitore rassicurante che ha permesso alle partecipanti di correre, diciamo così, dei piccoli rischi. Per esempio il piccolo rischio di provare a immaginare, immedesimarsi in un personaggio inventato, in un avatar. Poi il rischio di immaginare delle possibilità inedite. E poi ancora il rischio di uscire dal punto di vista immutabile di un presente sul quale grava costantemente il peso di un evento traumatico. In Officina Futuro un gruppo di donne ha provato a raccontarsi e a immaginare un possibile sviluppo di una storia.
ha messo in comune nella forma meno minacciosa possibile, cioè quella del racconto di fantasie, di fantasia, angosce o anche semplicemente i propri interrogativi sul futuro. Ha provato a pensare che anche se nella differenza e nella varietà delle diverse storie le paure erano comuni e se erano comuni erano normali. Come dice il titolo, il futuro non è qualcosa che arriva quando è pronto, il futuro è un lavoro, è creazione, è invenzione, il futuro è progettualità. Ecco, questo in poche parole è quello che ha voluto essere Officina Futuro.